È una giornata molto importante per la nostra università in quanto celebriamo i primi laureati in design, un corso di laurea nuovo sul quale il nostro Ateneo 3 anni fa ha investito, che ha visto una numerosa partecipazione di giovani studentesse e studenti che oggi completano il loro primo percorso, quello della laurea triennale. E proprio nelle settimane passate abbiamo avuto l'accreditamento per la laurea magistrale, per cui i nostri ragazzi si laureano oggi avranno la possibilità di percorrere il secondo tratto del loro iter universitario, quello cioè che gli consentirà di acquisire la laurea magistrale. Il parallelismo tra il mio lavoro e quello che sta facendo oggi l'università in realtà è molto evidente, nel senso che io ho provato a raccontare, a portare nel mondo del design l'idea appunto di cultura identitaria del luogo d'origine. Quello che sta facendo oggi l'Università Mediterranea è quella di portare questa disciplina che ha come casa madre Milano a Reggio Calabria. Sembra che il nostro territorio sia completamente distante da questo mondo che è il disegno industriale, la produzione industriale su larga scala, ma in realtà il nostro apporto filosofico da pensatore, da testa calabrese, è qualcosa che viene molto apprezzato in questi ambienti. Sì.